Buongiorno, 9 maggio, lunedì della quarta settimana di Pasqua, San Pacomio. Nacque nell'Alto Egitto il 287 da genitori pagani. Arruolato a forza nell'esercito imperiale, all'età di 20 anni finì in prigione a Tebe con tutte le reclute. Protette dall'oscurità, la sera alcuni cristiani regalano loro un po' di cibo. I gesti degli sconosciuti commosse Pacomio, che domandò loro che li spingesse a far questo. Il Dio del cielo fu la risposta dei cristiani. Quella notte Pacomio pregò il Dio dei cristiani di liberarlo dalle catene, promettendogli in cambio di dedicare la propria vita al suo servizio. Tornato in libertà, adempì al voto aggregandosi a una comunità cristiana di un villaggio del sud dell'attuale Kars-es-Sayat, dove ebbe l'istruzione necessaria per ricevere il battesimo. Per qualche tempo condusse vita da asceta, dedicandosi al servizio della gente del luogo. Poi si mise per 7 anni sotto la guida di un vecchio monaco, Palamone, e durante una parentesi di solitudine nel deserto, una voce misteriosa lo invitò a fissare la sua dimora in quel luogo a quale presto sarebbero convenuti numerosi discepoli. Alla morte dell'abate Pacomio, i monasteri maschili erano 9, più uno femminile. Del santo restò sconosciuto il luogo della sepoltura. Il Vangelo è tratto da San Giovanni, capitolo 10, versetti 1-10. Verità, verità, io vi dico che non entra per la porta nell'ovile, ma vi sarà dall'altra parte, quegli è ladro e assassino, che invece entra per la porta, il pastore delle pecore. A costui il portinaio apre e le pecore ne ascoltano la voce. Egli chiama per nome le sue pecore e le mena fuori. Quando ha fatto uscire tutte le sue, cammina loro innanzi e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Invece ad un estraneo non andrebbero dietro, ma fuggirebbero da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Quella solitudine, quella similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significasse quel che diceva loro. Perciò Gesù disse di nuovo ad essi, verità, verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e assassini, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Chi entrerà per me sarà salvo, ed entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare e uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ieri domenica abbiamo ascoltato il Vangelo di San Giovanni, il capitolo 10, però verso la fine, il succo. Adesso la Chiesa ci propone sempre il capitolo 10, cominciando dall'inizio, per scendere ai dettagli, ai particolari. E l'inizio del capitolo 10 inizia con quell'asserzione che chi entra per la porta dell'ovile è il padrone. Quelli che entrano dall'altra parte sono ladri e briganti. Poi aggiunge e sottolinea: io sono la porta.
c'è il portinaio, apre, ma il padrone, cioè la porta, sono io. Per entrare e uscire è necessario che si passi attraverso me, attraverso la porta. E dice quindi una cosa fondamentale per noi cristiani, per tutti i cristiani di qualsiasi denominazione. Quando dice io sono la porta per cui si entra e si esce. Vuol dire lui solo è il mediatore, cioè colui che congiunge l'uomo a Dio. E lui solo ha questo compito. Dice, ma allora la Madonna, i santi, gli angeli, cosa fanno? Loro ci aiutano. Oppure sono alla dipendenza di Dio. Non sono ladri e briganti, sono aiutanti. Come quando il pastore porta le pecore a pascolo, ci sono i cani che aiutano il pastore, aiutano a far sì che le pecore non ci disperdano, ma siano tutte ben inquadrate. E di Gesù, che poi quando ha spiegato che entra e escono un estraneo, lui li chiama le pecore ad uno, sentono la voce, se sentono un'altra voce le pecore non le ascoltano. Il discepolo dice, ma non capiamo cosa vuole dire. E Gesù allora sottolinea ancora, io sono non solo la porta, ma il pastore. E un santo padre della Chiesa dice, il pastore cammina davanti alle pecore. Il pastore Gesù cammina davanti alle pecore. Il pastore generalmente cammina dietro le pecore. Ora Gesù cammina davanti alle pecore, dietro le pecore e anche in mezzo alle pecore. Tanto è vero che anche lui è una pecora, l'agnello. L'agnello sgozzato, l'agnello mite, umile, l'agnello portato al macello. Quindi Gesù è pecora tra le pecore. Sembra delle cose non contraddittorie, ma delle cose strane. Se è il pastore non è una pecora, se è una pecora non è il pastore. Eppure in lui si congiungono questi due motivi, questi due concetti. Il pastore capisce le pecore capiscono il pastore perché lui si è fatto pecora, come noi. E per andare a uscire nell'ovile, cioè dalla casa del padre, dove ci sono molti posti e lui è andato a prepararceli, si entra attraverso lui. Ma come lui, agnello, anche noi agnelli, guidati da quelli che sono stati, se sono ancora vicari, e vengono chiamati pastori, vi darò dei pastori. Pastores dab vobis, vi darò dei pastori. E non come i pastori dell'Antico Testamento, che erano dei mercenari, pastori che facevano i loro interessi, ma pastori come il pastore, che fanno le veci del pastore, o rappresentano il pastore, sono ambasciatori del pastore. Ma non sono il pastore.
chiamano pastori. Tra gli evangelici il pastore è uno che riesce ad emergere sugli altri, prende la guida di quel gruppo, di quella denominazione e si chiama pastore. Noi lo diciamo ai vescovi che sono pastori, ma anche noi sacerdoti ci chiamiamo pastori, che significa poi guida. Ma il vero pastore è soltanto Gesù Cristo. Noi siamo la sua voce. E il contenuto della voce è Gesù. Senza Gesù, la nostra voce sarebbe un timpano, un battaglio, cioè una campana senza battaglio. No? Non sarebbe nessun suono. Ecco perché Gesù insiste. Insiste con una bellissima conclusione. Il ladro viene se non per distruggere, rubare e rovinare, ma io invece sono da per salvare. E perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quello che ci sorprende è che l'abbiano, abbiamo la vita in abbondanza, cioè la vita eterna. Amen. Alleluia. Ora sì che possiamo comprendere che Gesù è l'unico mediatore. Non c'è altro nome sulla terra che Gesù. L'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Perché lui è Dio e uomo. I primi concili hanno definito una volta per sempre, con concetti forse filosofici per quei tempi, ma non vale per tutti i tempi. Noi abbiamo una sola natura, natura umana per miliardi e miliardi di persone. La Santissima Trinità ha una sola natura, la divina. Ma in tre persone distinte, non miliardi di persone, ma tre persone distinte. Gesù Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, ha due nature, due volontà, una sola personalità. Per cui c'è l'aggancio con la divinità e l'aggancio con l'umanità che si era separata da Dio. Non ha fatto altro che congiungere la nostra povera umanità alla divinità. Per cui attraverso Gesù Cristo andiamo a far parte della Santissima Trinità. La Madonna, la prima, qualcuno balorda diceva la quarta persona della Santissima Trinità. Beh, se è quarta persona non è Santissima Trinità. Lei entra per prima, come modello e aiuto, perché tutti noi entriamo con Gesù, per Gesù e in Gesù, a far parte della Santissima Trinità. Entrare, del resto, Gesù lo dice anche per noi che siamo sulla terra. Chi mi ama, chi crede, noi verremo a prendere abitazione dentro di Lui. Cioè la Santissima Trinità abita dentro di noi. Poi anche tempio, siamo tempio dello Spirito Santo. Cosa enorme. E quindi dobbiamo benedire il Signore e lasciarci benedire. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca e vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Io rivolgo il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente per i più sofferenti, per quelli che l'assistono, per tutti i bisognosi, per tutti noi, perché capiamo che siamo abitazione
della Santissima Trinità, anche in questa terra che camminiamo gementi e piangenti, ma gioiosi nella certezza di essere amati, per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Pacomio, tutti i santi, e gli angeli con a capo San Michele Arcangelo, San Raffaele e San Gabriele. Alleluia, alleluia, alleluia. È sempre Pasqua per noi.